perché noi siamo venuti a capo da uccidere. Per ucciderti. Usate queste pistole. Quale pistola? Zitto. Ma state calmo, non fate sciocco. Ti stai cagando su te. Ma dormi sul letto. Dormiamo sulle brande. Tu vero, un papra, di rumo io per terra, sporco. L'ha chiamato sporco, Un cazzotto che ti rimane. Mi sa essere proprio scamazzato perché non ha fatto su zuzzu. Ma che ho fatto? Zuzzuzzin. Calma, siamo stati in galera per colpa tua. Ma così capisci che vuoi ricere. Ma così capisci che si può ricere. Brava. Birillo è vivo, era solamente addormentato. Ma non abbiamo niente contro gli animali noi, niente. E volevate uccidere a me, è vero? No, no, brigadier, noi vi volevamo solamente spaventare. Solo spaventare? Giovanotto, io lo capisco il napoletano, non c'è bisogno della traduzione. Scusi. Comunque siete capitati malissimo, perché ci vuole ben altro per spaventare il maggiore Cipolletta. Bravo. Grazie. Chi chiama? In centrale. Ma chi c'è? Pronto? Sono il maggiore Cipolletta. Mandate subito una macchina a casa mia. Sì, due cretini. Figurati. Ehi, un cretino. No, no, non mi hanno fatto niente. Sì, poi ti spiego, Graziolino, sì. Adesso veniamo a noi. Chi sei? Che importanza ha? Perché sei entrato in casa mia? Io ti amo. Che facciamo, i comici? Ma che facciamo, i comici? No, dico a voi. Silenzio. Ehi, io ve lo rischiaffo. Ve li do io gli schiaffi, silenzio. Scusami, io non lo so che cosa mi è successo. Da quando t'ho visto ho perso la testa. Non mi era mai successo. Non sei nemmeno granché, voglio dire, insomma, a vederti. Vabbè. Io sono proprio asciutto pazzo. Amore a prima vista. Uè, proprio a prima vista. Me ne sono capitate di cose strane, ma questa poi. Fortuna. Preferirei maggiore, eh? Maggiore. E magari diamoci pure del lei. Maggiore? Che c'è? Non pensavo che lei fosse. Tutto zitto. Che lei fosse? Insomma, dai, si capisce, dai. Ma stai zitto. Tu te fai 3 anni in più. Vedrai se esci di galera questa volta. Brigadier, io non ho detto niente. Io non tengo niente contro l'uomo sessuale. E tu te ne fai 10 anni in più. Perché? Innanzitutto perché sono il maggiore Cipolletta, non brigadiere, eh? E poi perché si dice omosessuale. Ecco, sì. Uomo sessuale. No, no, sì. Non è questo il problema. No, no, ma quello è il problema. Ti sei permesso di insinuare che io sono un omosessuale? No, io? Capo! Chi è? Capo. Capo, possiamo entrare? E siete entrate ormai. Un momento. Ma ci conosciamo? Non so, se vi fa piacere. Ci siamo visti? Ci siamo visti? Una volta. Troppo poco? Ci volete rivedere? Sono due... Che volete? Capo, io non ci volevo venire qua, è stata santo canne. Capo, io mi sono preoccupato. Voi avete detto una carezza e scena. Non vi abbiamo visto più. Un momento, ma voi di che carezza state parlando? No, il cane, Batman, il cane. Ma pure loro sono al corrente... Colonne? Maggiore. Ah, mi fa piacere. Abbiamo una brutta fissazione per voi, ha perso proprio la testa. E noi non sappiamo più cosa fare per nasconderlo in giro. Ma ci riuscite benissimo. Qua dentro quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sappiamo tutti qua. Uè. Continuate così, tra una settimana lo saprà tutta la città. Sono maggiore! Ma che è successo, sono maggiore? Ho sentito dei rumori alla porta aperta. Ah, ma tutto bene? Che è stato? Basta! Io stavo dormendo quando sono arrivati questi due imbecilli che mi volevano uccidere. Poi è arrivato quest'altro tizio che dice che mi ama. Poi sono arrivati i suoi amici che erano al corrente di questa situazione. Adesso siete arrivati voi e siamo 8. 8 persone al corrente di questo incubo. Iadvenne, lasciatemi in pace. Signor Maggiore, ha permesso? E me ne dimenticati i colleghi. Marisciano si è messo a fare amore. Marisciano, non vi scordate, mi invito a un matrimonio. Puzza, mandatemi i confetti. I confetti? Arance e sigarette, questo vi mando. Voi due non uscite più. Basta, non voglio sentire parlare mai più di Fortunato Cipolletta. È vivo capo! È diventata una tua tomba! Oh,